ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata del Gormiti Show! Giada, oggi è una puntata super speciale perché ci avviciniamo a Pasqua e oggi parleremo appunto dell'uovo di Pasqua, dei dolci preziosi al cioccolato e della colombina, non vedo l'ora di mangiare. Anch'io, ma non parleremo solo di queste cose perché finalmente è arrivato il Panini Magazine. Sì. E poi faremo un po' di do it yourself con la confezione della colombina. Scusami, un secondo, Giada. Cosa significa Julius Pjolspets? No, più che altro perché non sono molto bravo in inglese e quindi volevo saperlo. Johnny, si dice do it yourself. Praticamente Okay. Vuol dire una cosa fai da te. Noi prenderemo la confezione della colombina Okay. e creeremo qualcosa di nuovo. Fantastico, sembra molto interessante. Sì, vedrai, ci divertiremo un sacco. Vai. E poi ci sarà la prima challenge con le uova di Pasqua. La prima challenge al Gormiti Show? Sì, la prima di tante. Non vedo l'ora di sfidarti. Dai, iniziamo? Vai. Allora, qui ci sono le uova. Ok. La challenge consiste nel dividere le uova in due parti senza romperle e soprattutto senza mangiarle. Non le mangio e comunque è un gioco da ragazzi. Vedremo, vedremo un po' adesso chi vince. Secondo me vincerò io stavolta. Vedrai. Quindi la sfida è aprire l'uovo. Sì, dividerlo in due senza romperlo. Vabbè, ma è facile, no? Vai. 3, 2, 1. Tu ce l'hai fatta? Non ancora. Aspetta, ce l'ho quasi fatta. Anch'io ce l'ho quasi fatta. Voilà! Ce l'ho fatta. Anche io. Cosa stai facendo? Cos'è questa cosa? Niente, vai, no. Fammi vedere, dai, su. Ma cosa hai fatto, Giovanni? L'hai distrutto! È che io non ce l'ho fatta, avevo talmente fame che non ce l'ho fatta ad aprirlo con calma come te. Devo assaggiare il cioccolato. È buonissimo, Giada! Ma... dai, allora, dato che l'hai distrutto, lo assaggio anch'io. Caspita, hai davvero ragione! È buonissimo, ragazzi. Beh, Dolce Preziosi garantisce sempre la qualità del suo cioccolato. Mamma mia. Con un cioccolato così buono e con delle gormitiche sorprese, è sicuramente l'uovo di Pasqua che fa per me. Anche per me. Infatti non vedo l'ora che arrivi Pasqua. Anche io. Wow, Giada! Finalmente il Panini Magazine! Hai visto quanto è bello? Guarda, Sì. Solo per questa volta ti lascio l'onore di aprirlo. Grazie, non vedevo l'ora di averlo. Allora, intanto ricordiamo che dentro troviamo, ecco qua, troviamo Vulcan in un'edizione limitata oro. Sì, e poi troviamo due card, due pacchetti di card. Sì. E naturalmente il nostro magazine. Giusto. Abbiamo già spiegato nella scorsa puntata che cosa troviamo al suo interno, quindi mi raccomando, andate a rivederla. Tornate a vedere la puntata numero 9 così capite cosa c'è al suo interno, perché non potete assolutamente perdervelo. Perché oggi voglio soffermarmi su queste due bustine, che non sono delle card dei collezionabili, giusto Giada? Sì, sono delle card diverse perché hanno punteggi totalmente differenti. Esatto. Soltanto che solo questa volta le trovate insieme al magazine. Verranno prossimamente vendute separatamente. Esatto. Ma proviamo a aprire, vediamo un po' sì, che troviamo. Tanto c'è da dire ragazzi che c'è una cura del dettaglio del cartone animato che è fantastico. E chi hai trovato tu? Allora, io ho trovato... Hydros, Reef. Anch'io Hydros ho trovato, Loki. Ma tu... Guarda, io le aggiungo a quelle che ho, aspetta un attimo. Ma perché tu ne hai? Certo che ne ho, guarda qui. Guarda qui. Allora un po'. Ma hai preso il raccoglitore? Assolutamente sì, ho il raccoglitore dei Gormiti. Ma lo voglio anch'io, cioè è bellissimo. Così sei tutto ordinato. Hai visto? Ma senti, ma possiamo fare cambio con qualche card? Perché io qua ho un po' di doppioni. Va bene, tu chi vuoi? Dai, io... scegli, tanto ne ho tante. Aspetta, fammi guardare. Io non ce l'ho, Lord Tutano, lo voglio. Cosa vuoi in cambio? Te ne do anche 4, basta che me lo dai. No, non voglio nessuno in cambio. No, Lord Titano è mio. Va bene, ti do Lord Titano. Dai. In cambio ne voglio 3. 3. Il patto è un patto. Sai chi vuoi? Lord Titano. Ma... Lord Tritium. Va bene, poi... Vai avanti. Sì, ma non tutte quelle glitterate, no, se no rimango senza. Questo, il popolo del ghiaccio voglio. Sì, ma no. E... no, Lord Carrion ce l'ho. Dai, facciamo 2, ok? Grazie, oddio. Va bene. Ricordiamo che le card sono 180, giusto? Sì, sono 180, 40 glitterate e ce e ne 12 sono anche 12 metallizzate. E tutte le altre sono normali, giusto? Sì, sono trasparenti come questa. Giusto.
Bene ragazzi, prendetene più possibili, così potete sfidare i vostri amici. Esatto, così più ne avete più potete vincere. Io Giada continuo a aprire perché devo assolutamente finire la mia collezione. Va bene. Gianni, ora è arrivato il momento di scartare le colombine. Sì, e con le confezioni vuote faremo una valigetta porta gormiti. Sul tavolo abbiamo tutto l'indispensabile. Sì, giusto, tutto l'indispensabile che ci serve, ovvero un evidenziatore giallo, uno rosa, uno verde, uno... Cosa stai facendo? No, non ci serve l'evidenziatore. Come no? No, ci serve il velcro. Giusto, la pinzatrice, perché No, che ci facciamo male, piano, tranquillo. Allora, il velcro. Sì. Le forbici. Il velcro. E basta. Le forbici. Va bene, allora iniziamo. Iniziamo. Prendi io la farò la mia. E io farò la mia, giustamente. Ovviamente, quale sarà più bella? Allora, inutile dirlo, no? Prima di tutto, bisogna cercare di aprirla senza rompere il cartoncino. Ok. Piano. Ce l'ho fatta. Bravo. Visto? Poi. E apriamo. Ok. Bisogna poi togliere la colomba. Non aprirla, che la mangiamo dopo. Prima facciamo la scatolina. Allora c'è la colombina qua, buonissima. Non okay, vedo l'ora di quindi mangiarla. Hai detto che bisogna allora, usare... Allora, sì, prendi il velcro. Ok. Prendi una parte. Attimo che, sennò... E la tagli. Un secondo. Sì, tanto io la taglio. Ok. Quindi, ma li metto. Ne tagliamo due per ogni parte. Cosa stai facendo? Almeno, sennò poi non li trovo. Non devi attaccarli in faccia. Ho capito, ma almeno ce l'ho portata di mano. Sì, vabbè, ricordati che ce li hai liberi. Quindi questo allora, deve... No, allora, ne devi fare due per ogni parte. Due per ogni parte. Sì, tieni. Ah, tu ce l'hai già forse. Non lo so, ne un po'. Vabbè, hai fatto solo casino. Vabbè. Quindi. Le tagli, bravo. Devono essere della stessa grandezza. Ok. Poi? Aspetta. Quindi stessa grandezza, così va bene? Eh? Sì, con la grandezza lì va bene. Quindi un pezzettino così? Sì. Allora, okay. I due pezzettini uguali devono andare dallo stesso lato. Ok. No, ma Magnoli! Devi attaccarle qua, guarda. Se non qui me lo dici, come faccio? Ma aspetta un secondo, no? Allora, devi attaccarle proprio piano, rompi tutto. Scusa. Devi essere delicato nelle cose. Ok. Allora, primo pezzettino lo attacchiamo qui nell'angolo. E lo stesso pezzettino uguale. Quindi nell'angolo. Dritto. Dritto. Se no si attacca male. Ok. Allora. Lo devo rifare. Sei il solito. Vabbè, io intanto ci arrivo, tu continua. Io intanto a farlo. Vado avanti. Va bene. Allora, l'attacchiamo così. Se mi serve piano! Vai cadere tutto! Questo qua. Allora, questo l'attacchiamo così. Sì. Dall'altro lato, invece, attacchiamo gli altri due. Quindi, questo qua. Cerchiamo un po'. Scusa. Senti, ma il destro. Allora, un secondo. Rompi tutto. Non so. Allora, questo qua devi attaccarlo qui. Mm-hmm. E questo qua. Uguale deve essere. Lo so, lasciami fare. No. Basta. No, devo aiutarti. Lo faccio da solo. No, perché fai solo disastri. No. Va bene. Allora, io continuo. Sì. Poi se sbagli non chiedermi più però. Ho capito quello che devo fare già da... Tu intanto fallo, io faccio il mio. Va bene. Allora, l'attacchiamo così. Poi? E così facciamo la scatolina. Si chiude bene. Fatto. E poi si può aprire. E poi si può aprire. E qua si può aprire. Johnny? Sì? L'hai tutta rotta? Ma no! Ma come hai fatto a romperla tutta? Guarda, ti faccio vedere. Tu prendi i gormiti, li metti al suo interno. E escono tutti. Non è vero, perché poi basta chiudere e non escono. Sì, certo. Li perdi tutti così. E va bene. No, guarda, vedi, invece, deve venire così. Bella, ordinata. Tu apri. Sei stata brava. Apri bene e metti dentro tutti i tuoi bei gormiti. Poi si chiude e li puoi portare dove vuoi. Sono un pochino maldestro, lo riconosco. Sei stata molto brava. Brava, ti batto un 5. Beh, devo dire che questi lavoretti sono sempre molto belli da fare, divertenti. Ti regalerò un disegno, visto che non ho fatto. Grazie. E poi, riciclando le cose, aiutiamo anche la terra. È vero, è vero, è vero. Ma a proposito di questo argomento, noi stiamo anticipando i festeggiamenti di qualche giorno. Di Pasqua, vero? Ah no, di Pasqua, già, della terra. Tra poco ci sono i festeggiamenti della terra. Giusto, è vero, hai assolutamente ragione. Sì. Beh, di questo però ne parleremo nella seconda parte del video. Giusto, allora facciamo così. Non ci resta che salutare gli amici che ci seguono e darvi appuntamento alla seconda parte dell'episodio. E augurarvi buona Pasqua. E ora, colombina. Giada, ho visto durante la creazione che guardavi la mia colombina con quegli occhietti dolci. Non ti preoccupare, te ne do un pezzettino molto volentieri. Ma che pezzettino? Io mi mangio tutta la mia colombina e in più
Mi bevo anche un succo. Bene, allora anch'io mi bevo un succo e poi me ne bevo ancora un altro, anzi me ne bevo 10 di succhi. Ma... Vai Johnny, vai Johnny, vai Johnny. Una sfida di ballo. Di ballo? Dai. Giustissimo, e questo aiuterebbe moltissimo il nostro... Cosa?